No, dicevo che questo cervo non è un cervo sardo, anche se gli assomiglia per qualche caratteristica. È un cervo estinto che ricorda vagamente il cervo sardo, ma l'ho voluto portare perché si distingue per questa caratteristica e potrebbe farlo definire un cervo sardo lussureggiante, diciamo così. È il cervo di Schomburg, è estinto da molti decenni, anche se pare che durante la guerra del Vietnam un individuo sia stato avvistato morto in procinto di essere cucinato per le truppe americane. Andiamo avanti. Beh, ringrazio chi mi ha invitato a parlare qui perché mi ha consentito di... Oh, pensa muove. Ah, è lento. Provo con il mouse. Ah, quella. Credevo questa. Vabbè. Allora, Francesco, ti chiedo dove sei? Ti chiedo 10 minuti prima dello scadere del tempo, cioè a metà, di avvertirmi cortesemente. Dunque, vi devo parlare del gruppo di specialisti della IUCN che si occupa della conservazione dei cervidi, di cui in questa stanza c'è Frank Zakos, Olga Pereladova e altri sono 107 membri, quindi ce ne sono anche molti di più. Il gruppo della IUCN si occupa di determinare attraverso la categorizzazione data dalla IUCN il livello di rischio di ciascuna specie per cercare di capire quali siano le minacce e l'impatto che l'uomo ha sulle locali popolazioni di cervi e dell'habitat in cui vivono. E il gruppo è presieduto attualmente da la dottoressa Susana Gonzales dell'Uruguay e il dottor Bill McShee degli Stati Uniti. E la produzione principale che c'è stata finora di questo gruppo è stata la preparazione, datata nel 1998, del piano d'azione per i cervi di tutto il mondo. Naturalmente, 1998 è piuttosto lontano e infatti nel 2016 la persona responsabile della red list, della lista rossa, Sarah Brook, ha fatto un reassessment, un riesame dello stato di conservazione di tutte le specie di cervidi. Allora, prima di tutto vediamo di capire chi sono i cervidi. O meglio, no, non chi sono i cervidi. In inglese la parola è deer, quindi non comprende solo i cervidi, ma comprende anche altre famiglie, la famiglia del mosco, i moschide, e la famiglia dei traguli, tragulide. Sono mammiferi, sono artiodattili, ruminanti e qui viene il bello, si stimava che esistessero 71 specie che sono oggetto il Deer Specialist Group. Ho messo un circa prima del numero perché con la sistematica si è sempre nei problemi, perché la sistematica e la tassonomia è qualcosa di estremamente soggettivo e pertanto è difficile anche controbattere quando qualcuno viene su con delle proposte che vorrei definire indecenti. Questa è un'osservazione personale di cui mi assumo la responsabilità. Pensate che negli ultimi 12 anni queste 71 specie sono diventate 39 in più. Quindi da 71 abbiamo sconfinato il centinaio in 12 anni. Questo non deve sorprendere perché per quanto riguarda i mammiferi come classe, addirittura
sono aumentati di 1100 specie. 1100 specie nuove nell'arco di 12 anni. Qualcosa non funziona, o non funzionava prima o non funziona oggi. Non mi voglio addentrare su questo argomento perché ci porterebbe fuori tema, però un grande biologo di campo americano, George Schaller, scrisse nel 78 che per fare buona conservazione occorre una buona tassonomia, perché la tassonomia serve per comunicare. Noi la usiamo per chiamare con nomi diversi popolazioni sufficientemente diverse da meritare un nome proprio. Quindi noi dobbiamo usare la tassonomia per la conservazione, per capirsi, per dire questa specie o questa sottospecie è protetta, quest'altra no, ma non può venire cacciata, questa non è protetta, però e in più può anche venire cacciata. Cioè c'è degli aspetti pratici connessi con la tassonomia, non è un accademismo, un qualcosa privo di relazioni con la realtà. E purtroppo oggi c'è una gran confusione su questo, non ci voglio entrare, ma capite che quasi un raddoppio delle specie di mammiferi e ben 39 specie in più. Badate bene, queste 39 specie, tranne due casi, sono nuove perché le sottospecie di prima sono state promosse al rango di specie. E questo genera una bella confusione, anche per la conservazione stessa. Anche perché con questo sistema la biodiversità si accresce continuamente, anche quando diminuisce di fatto. Allora, le nuove scoperte, e poi c'è un motivo anche se vi faccio vedere questi esempi, sono stati il Muntjac gigante, che nel 1994 è stato descritto, scoperto e descritto come specie nuova, è un cervide che vive nell'area in giallo, qui in Indocina, Cambogia, Vietnam e Laos, sui monti annamiti, che sono dei monti coperti da foresta montana all'equatore, quindi un clima piuttosto difficile, e è grosso come un capriolo, quindi è piuttosto, una bestia piuttosto grossa. Al contrario, qualche anno dopo, negli stessi monti, questi monti annamiti, è stato scoperto il Muntjac nano, che è grosso più o meno come un chihuahua o giù di lì, un pochino più grosso forse. Ecco, queste sono due specie autenticamente nuove. Recentissimamente due genetisti, Lorenzini e Garofalo, nel 2015, hanno descritto una nuova specie di cervo che prima era ascritto al Cervus elaphus, cioè la stessa specie del cervo sardo, e che invece ora si chiama Cervus anglu, quindi ha cambiato nome specifico, sulla base di caratteristiche genetiche interessantissime, perché non solo vive in Kashmir, in questa ristretta area, ma ci sono anche popolazioni altrove, di cui parlerà fra l'altro di una più tardi, tra qualche minuto, la professoressa Olga Pereladova. Ecco, questo è un esempio di come si possono generare specie nuove anche oggi, analizzando il patrimonio genetico di queste e valutando la differenza rispetto alle altre. Ricordatevi le date, 94-99, perché poi in fondo c'è un riferimento. Quali sono le minacce globali nei confronti dei deer, dei cervi in senso lato? Ma non sono molto diverse da quelle di tutte le altre specie di mammiferi, quindi ci sono quelle dirette in relazione alle attività antropiche, come la distruzione dell'habitat, il suo degrado, la sua frammentazione, oppure il bracconaggio, il cervo sardo ne sa qualcosa,
oppure un sovra prelievo malattie. E qui sottolineo questo caso, che è la competizione con specie introdotte dall'uomo. Nel caso dei cervidi, il cinghiale, altre specie di cervidi, gli animali domestici, sono tutti potenziali competitori che in qualche area hanno messo a rischio la sopravvivenza dei cervidi locali, dei cervi locali. Anche le cause indirette di minaccia non sono diverse da quello degli altri mammiferi, lo sviluppo e la globalizzazione. E sottolineerei queste due, la mancanza di conoscenze a livello locale e l'indifferenza. Per la media delle persone, avere un cervo o non averlo, avere un cervo o avere un cervo introdotto, non fa differenza, anzi magari quello introdotto è maculato di bianco, è più bellino e quindi ci piace pure di più. Ecco, questa è indifferenza, e l'indifferenza è brutta, perché si può arrivare a far scomparire una popolazione animale nell'indifferenza generale. È stato fatto ripetutamente per qualche secolo. Un punto importante per poter proteggere i cervi è che le singole specie devono essere facilmente riconoscibili. Pensate ai problemi che possono avere il personale negli aeroporti o nelle dogane, che devono controllare che le specie di animali che vengono importate, per esempio palchi, corna, pelli, appartengano a una specie protetta rispetto a un'altra non protetta. Non è che uno può andare in Asia a sparare a due leopardi delle nevi, o anche solo a un leopardo delle nevi, e poi prendersi la pelle per metterla un tappetino a casa e portarla in Italia. No, ci sono delle norme internazionali che proibiscono questo. Però bisogna essere in grado, gli operatori che stanno a controllare i materiali in arrivo devono essere in grado di riconoscere le specie. Quindi le specie devono essere facilmente riconoscibili, e non sempre questo è facile. Parlando di felidi, anni fa mi ricordo che la CITES, gli operatori della CITES a Roma, bloccarono un carico di pelli di leopardo, non delle nevi ma comunque sempre leopardi protetti, che erano state classificate dall'esportatore, anzi dall'importatore, come pelli di leone, che allora era una specie che si poteva tranquillamente importare. Ecco, erano maculate addirittura, per cui. Poi bisogna anche contare, perché se non si conta con conteggi attendibili, robusti da un punto di vista statistico, e anche questa non è un accademismo, è che semplicemente il conteggio rischia di non essere valido. E un conteggio singolo, ho fatto una volta ogni tanto, non dà molti risultati. I conteggi diventano importanti quando si hanno serie di conteggi, perché se hai una serie di 10-20 anni di conteggi, anche se il conteggio non è assoluto ma è relativo, cioè sono indici relativi di abbondanza, tu puoi dire se la popolazione è cresciuta, è diminuita, è stabile. Quindi la continuità nel tempo dei conteggi è fondamentale per la conservazione. E infine si può monitorare per alcuni aspetti le popolazioni usando il DNA fecale, cioè usando una tecnica, anzi varie tecniche genetiche, per definire il numero minimo di individui presenti in un'area. Ora, la UCN ha diviso le specie in varie categorie, specie in generale di animali. Le prime due, estinto e estinto in natura, lasciamole perdere. Poi abbiamo un gruppo di tre categorie definite insieme minacciate di estinzione,
che sono quelle a forte rischio di estinzione, in pericolo di estinzione e vulnerabili di estinzione. Ci sono quelle che stanno praticamente alle soglie della categoria delle minacciate, quelle che sono least concern, cioè al momento sono così abbondanti che non interessano per motivi conservazionistici, il che non vuol dire che si possono gestire senza un minimo di logica. E poi c'è una categoria data deficient, in cui si ammette di non avere alcun appoggio per poter definire lo stato di rischio di queste specie. Ah, e infine c'è un'altra categoria ulteriore, non valutate, di specie che nemmeno si è provato a valutare in qualche modo, che scendendo dai mammiferi agli uccelli, anzi dai mammiferi uccelli a rettili, anfibi, i gruppi inferiori aumentano moltissimo. Pensate agli cnidari o i sipunculidi o quello che volete. Lo stato di conservazione di questi gruppi è abbastanza ignoto, nessuno ha provato a contarli. Cos'è importante? Lo dice la IUCN stessa, questo è proprio lo schema ripreso dalle linee guida della IUCN. Ci devono essere dati adeguati, sufficienti per poter categorizzare in questo modo le varie specie animali. Ricordatevi anche questo, cioè che la IUCN sottolinea che i dati devono essere adeguati, che poi ne riparliamo tra un attimo. Tornando ai cervidi, vediamo che 51 specie paleartiche, cioè dell'Eurasia sostanzialmente, annoverano 12 data deficient una trentina, poco più di 30, tra critically endangered, endangered e vulnerable. In Sud America 11 specie sono endangered e le altre sono near threatened, least concern e 2 data deficient. Tra le specie neartiche ci sono solo 3 specie e tutte e 3 sono least concern. Globalmente solo 9 specie su 71 sono least concern, 9 su 71, sottolineo questi numeri. Recentemente 3 specie sono state passate dalla categoria least concern, che sono caribù e renne, alla categoria di vulnerable, vulnerabili. Il munchak gigante è passato da endangered a critically endangered e il munchak giallo del Borneo da least concern a near threatened. Quindi tutte e tre queste specie hanno aumentato la categoria di rischio. Per quanto riguarda il cervo, ci sono 3 sottospecie che sono un buon esempio di come questi cambi di sistematica siano come dire, tricky, inducano all'errore. Per esempio, nella nuova specie del cervus anglu, l'angul, che abbiamo visto prima, c'è una popolazione, una sottospecie in Kashmir che è seriamente a rischio di estinzione e in compenso delle altre 2 sottospecie che compongono questa specie politipica, una è aumentata di numero e la responsabile è in gran parte Olga e quindi i numeri globali per la specie sono tali che questa è least concern.
come specie. E non è vero, è che una sottospecie è molto abbondante, ma le altre due non lo sono, e soprattutto una probabilmente si può definire minimo endangered, ma forse anche critico gli endangered. Quindi i nomi e le definizioni sono molto importanti per la conservazione, possono salvare delle popolazioni oppure no. E tenete presente che solamente pochissime specie sono diventate talmente numerose da venire definite overabundant in Nord America e in Europa soltanto. Nelle altre parti del mondo non c'è nessun esempio di queste crescite. Allora dobbiamo chiederci se i criteri per la determinazione di rischio che la IUCN usa siano realmente obiettivi come si autodefiniscono. Vediamoli un po' velocemente. Intanto queste categorie di rischio fino al 91 esistevano ma erano basate sull'esperienza degli esperti. Cioè c'era una persona che si occupava di un gruppo di cervidi o di altri mammiferi, gli veniva chiesto la sua personale stima e il perché sosteneva questo di rischio di quella popolazione. Troppo soggettivo per piacere alla IUCN, che appunto nel 91 incaricò due genetisti, Georgina Mays e Russell Lande, che mi chiedo se avessero mai abbandonato il laboratorio per andare sul campo, a fare queste linee guida su cui si basa tutta la conservazione di tutti i taxa di mammiferi, di animali. Come vedete, la prima stesura non deve essere piaciuta moltissimo, perché nel corso di 10 anni è stata rivista 6 volte, quindi praticamente man mano che passava il tempo ci si accorgeva che erano categorie di rischio molto teoriche e poco pratiche. L'ultima versione è quella del 2001 e non è per niente scevra da problemi. Questa diapositiva è un po', come dire, un po' complessa, però se mi seguite si vede in fretta. Allora, è un esempio dei criteri che la IUCN utilizza per determinare le categorie di rischio. In questo caso sono le categorie di rischio delle critically endangered, quindi le categorie per le specie a forte rischio di estinzione. Allora si leggono cose di questo tipo, e questo è solo un paragrafo, ce ne sono molti altri. Si comincia col dire una riduzione in dimensioni della popolazione osservata, e fin qui uno conta, osservata, numero, stimata, già meno preciso perché fai una stima, non è un numero assoluto, dedotta o sospettata, e vengono messe tutte allo stesso livello di credibilità. C'è una bella differenza tra sospettare una riduzione di popolazione e osservarla. Voi dite, vabbè, ma per la conservazione va bene lo stesso, meglio sospettare se mancano dei dati che niente. No, c'è un esempio recente che dimostra quanto questo generalismo, diciamo così, possa indurre all'errore. E comunque, continuando, dice una riduzione del numero del 90% negli ultimi 10 anni o 3 generazioni, quale dei due è più lungo, comporta che se si è ridotto il 90% diventa critically endangered. Un altro criterio è che, di nuovo, observed, estimated, inferred, suspected, dell'80%, negli ultimi 10 anni, diceva is the longer, è un altro, come vedete, cambia l'obiettivo, ma il principio attraverso il quale viene stimata la riduzione rimane lo stesso. E questo fino al quarto punto, dove questa population size reduction dell'80%
addirittura può venire proiettata nel futuro, quindi osservata, stimata, dedotta, proiettata, non so, simulata, non so come tradurre, projected in inglese, o sospettata riduzione di popolazione, è un altro paragrafo che determina la riduzione. Ora, voi dite, benissimo, poi diventa endangered, non più critico gli endangered, se invece di questo 80% scende a 80% nel primo caso da 90 e a 70% negli altri casi. Sì. Allora, come già vi ho fatto vedere prima, nel 99 e nel 94 sono stati scoperte due specie nuove di cervi. Ci ho messo anche un bovide. Ma si può togliere questo? Si sono verificati i problemi di audio. No, si può togliere. Vabbè. Ci ho messo anche un bovide che vive anche lui su questi monti annamiti, queste aree dell'Indocina, scoperto nel 1992. Allora, il maschio adulto di questo bovide pesa più di 100 kg di peso, quindi è un bel animale. Ecco, non era mai stato, era sconosciuto alla scienza. Quindi vuol dire che rimane ancora molto da scoprire, e questo è solo un esempio, ci sono anche altre... Boh, si muove più. Si è imballato un'altra volta. Ah, ho capito. Beh, questa è una buona innovazione. No, ho visto Bullini. Sì, ma Bullini mi ha dato a parlare, raddoppiava il tempo. E mannaggia. Mi dispiace. No, c'era anche la vignetta. Vabbè. Ma proprio la parte migliore, la conclusiva, proprio c'è modo di... Sto minacciandolo, no. Sì, però devo andare a prendere. Vabbè. Vabbè, pazienza. Cioè, quello che la conclusione sostanzialmente era che noi in realtà ancora non conosciamo moltissimo dello status degli animali selvatici in natura. Non pensiamo solo in termini dell'Europa, che pure anche in Europa, se si escludono delle specie come può essere non so, lo stambecco, il camoscio, capriolo, il cervo, e andiamo su animali più elusivi, eccetera, eccetera, può essere un problema. Ma il lavoro di campo è rimasto necessario e fondamentale. Non si può fare tutto al computer. Abbiamo una prova, in atto. I computer servono come strumenti per elaborare dati, per anche fare delle proiezioni, dei modelli, è tutto utile, ma non è il solo strumento, e questo è il punto fondamentale. E invece oggi, anche a livello di conservazione, si vuole usare il principio del non sappiamo nulla, però ce lo immaginiamo, e quindi sulla base di queste assunzioni promuoviamo, declassiamo. Il leopardo delle nevi, che era stato stimato con dei metodi a dir poco artigianali fino alla scoperta del DNA fecale e all'utilizzo del fototrappolaggio, è stato declassato recentissimamente, proprio un mese e mezzo fa, due mesi fa, da endangered a vulnerable. E questo perché i numeri erano aumentati. In realtà i primi numeri e anche i numeri attuali sono numeri stimati su meno del 2% dell'areale di distribuzione del leopardo delle nevi, che è più di 2 milioni di chilometri quadrati. Quindi sono stime assolutamente prive di qualsiasi significato. Per di più le stime vecchie
erano fatte senza nessun metodo scientifico, semplicemente come impressioni. Il risultato è che però risulta aumentato. Quindi se noi mettiamo sullo stesso piano l'observed con l'assumed, no, com'era? Sì, l'assumed, suspected, noi rischiamo di fare degli errori. L'abbiamo declassato a endangered da critico, da vulnerable da endangered, ma in realtà forse doveva diventare, non lo sappiamo, spero di no e penso di no, critically endangered, perché la stessa probabilità con cui è stato declassato sulla base di questi numeri che confrontano il sospettato con l'observed su un campione statistico della sua reale distribuzione assolutamente non rappresentativo, perché anche il 2%, per quanto piccolo, se è rappresentativo della reale distribuzione potrebbe essere sufficiente. Il fatto è che è a caso, cioè sono stati contati dove c'è stato delle persone che gli è venuto in mente di studiare in qualche modo di parlare del numero di leopardi delle nevi. Quindi in realtà in conservazione bisogna usare il principio di precauzione. Se non sei sicuro di qualcosa, lascialo protetto. Dopodiché raccogli dei dati per dimostrare che può essere declassato, ma non sulla base di impressioni. Il grosso difetto di queste categorie della IUCN è che sono troppo teoriche, con quasi niente di applicativo. Quando si va sul campo, quelle categorie sono ampiamente inefficienti. Io concludo qui, mi dispiace, c'erano anche delle vignette umoristiche in fondo. Facciamo vedere dopo, tranquillo, la recuperiamo.